Da oggi, mercoledì 15 luglio 2015, Milano è il primo sistema di scooter sharing grazie ad Enjoy. Saranno 150 gli scooter MP3 forniti dalla Piaggio che saranno parcheggiati in tutta la città e potranno essere noleggiati dagli utenti. E noi di Fanpage andremo adesso a vedere come funziona effettivamente il servizio. Ho sempre amato andare in motocicletta, è meno faticoso che la bicicletta, quindi ormai credo da oggi che sono a disposizione a Milano anche queste bellissime moto, oltre alla bicicletta per i percorsi brevi userò anche la moto. Secondo una mail che ha inviato Enjoy, il servizio sarebbe dovuto essere disponibile dalle 10 di questa mattina, però è mezz'ora che proviamo e ci sono ancora diversi problemi tecnici. Beh, intanto stiamo parlando di un servizio che è il primo al mondo con queste caratteristiche e questo ha comportato anche per chi l'ha sviluppato, Enjoy, delle difficoltà rilevanti da superare e che credo che abbiano superato molto brillantemente. Niente, neanche inserendo la targa del veicolo e il codice sul parabrezza risulta disponibile. Buongiorno, senta, stavo provando a prenotare uno Piaggio MP3 qui a Milano. La comunicazione oggi è un po' frenata. Comunque poteva riuscire a prenotare subito. Purtroppo l'applicazione non la gestiamo noi e in questo momento non risponde. Ah, in questo momento quindi sta avendo qualche problema comunque l'applicazione. Sì. Va bene. Però lei ha fatto tutte le procedure correttamente. Io ho fatto... Però mi fa 5 minuti, magari è soltanto un problema di connessione, ha capito? Ho capito, no, perché io appunto ho fatto tutte le procedure correttamente, solo no, che... No, infatti è abilitato, tutto a posto. Oh, ok, quindi mi diceva che secondo lei forse oggi c'è qualche problema... Da stamattina per esempio non funziona proprio l'applicazione, adesso ha ripreso piano piano e forse anche l'applicazione sta riprendendo. Io stavo aspettando di prendere lo scooter, ma non vorrei che mi convenisse prendere un altro mezzo, magari la bici. Questo purtroppo non ho la sfera, non glielo so dire.